Che sei impulsivo e non ascolti. Dai, ma perché devi anticiparmi? Hai rovinato tutto. Vi amate? Cosa? Ah, oh. Ma l'amore è molto di più. Bello. Secondo me è molto di più. Ragazzi, siamo tornati con la nostra bellissima Hey Marin. Ciao. E oggi siamo anche insieme a Shane. Bella. Ragazzi, oggi faremo un video molto particolare perché per una volta ho scelto di chiedere a voi delle domande super imbarazzanti da farci. Quindi ragazzi, ce le avete fatte su Instagram e oggi Shane ce le chiederà. Mi raccomando, 10.000 mi piace se volete il prossimo video insieme alla mia bellissima crush. E vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Comunque ragazzi, per ogni kill che faremo Shane sceglierà una domanda da farci e la prenderà da quelle che avete fatto voi. Shane, non essere troppo cattivo, ok? Bro, le ho già scelte. Sei stato gentile, vero? A me solo domande carine, mi raccomando. Andiamo nel nostro posticino bello. Ma va, scusate, bene. Oh, un nemico! Oh, attenzione, attenzione. Vivo. Vivo. Arrivo. Non serve. Già ho ucciso uno? Sì, bro, puoi fare la prima domanda. Allora, però mi raccomando, non essere cattivo. Sei vergine? Bro! Sì, so già la risposta, dai. Sono leone! Ecco, lo sapevo. Oh. Sapevo anch'io che ero leone. E tu, Hey Marin, sei vergine? Io sono gemelli. Ah, ok. E io sono sagittario. Nessuno vergine qui, wow. No. Ma se vi ritrovaste in stanza da soli, cosa fareste? Biscotti, tipo, non lo so. Una partitina Fortnite? Non penso che ci stanno due PC in una Beh, stanza. C'è la Switch, io la Switch non Esatto, io le rubo il PC e uso la Switch. E lei usa la sua Switch. E poi guardiamo un film. Sì. A Scildini. No! A Scildini. Sono entrato nel buco. Oh no, arrivano nemici veri. Wow. No, destra. Sono morti entrambi, ma erano due player questi schifosi. Erano due player, sì. Ma che schifo. Perché? Raga, ma avete visto? Li avete uccisi? Sì, ma erano stranissimi. Ho fatto due kill, ma erano due. Dai, non è valido. Ma non se l'aspettavano che c'eravamo noi dentro, scusa. Avete mai dato un bacio a qualcuno? Oddio. Beh, allora, io mando un sacco di bacini ogni volta che la guardo, ogni volta che giochiamo, tipo... Io do un sacco di bacini a tutti i miei biscottini. E ne hai dato uno anche a me quando ti ho preso le cose abbonamenti. Ogni giorno do un sacco di bacini asmatici ai miei biscottini perché io non ho una bocca. È vero. Quindi dai bacini asmatici. No, perché mi hai coperto? Stavo facendo la kill. Posso continuare con le domande? Sì. Okay. Beh, però comunque un bacino mi piacerebbe darlo a qualcuno. Sì, a me. Ah. Sì. Ma che avversari ci sono, raga, oggi? Ho 7 kill, ma che cos'è? Hey Marin, hai mai fatto una figuraccia in live? Sì. Qualcuno mi viene a dare una manina che ho tutti i nemici contro? Dai, è un hit. Arrivo. È un hit. Grandissimo. Ti ho salvata io, Una delle figuracce è che ho sbagliato a dire alcuni nickname. Un'altra invece ero tranquillamente sdraiata così sulla sedia e ho tirato un calcio senza scarpe al tavolo e mi sono fatta malissimo e niente. Avete mai tradito il vostro partner / vostra parte? No, che brutto. Assolutamente no. Ma sei pazzo? Penso sia una cosa orrenda, orribile. Orribilante. Sì, è vero. Che schifo.
qual è la vostra più grande paura? Oh no, ce l'abbiamo fatto anche nell'intervista doppia, ragazzi, questa domanda. Chi di voi ha visto l'intervista doppia? Scrivetecelo nei commenti. Oddio, qui! Buono! Facile, fare le kill con gli assist, eh? Ma che assist? Ho fatto tutto io. Ma non è vero, gli ho fatto 120. Sono stato io. Ma smetti di rubarmi le ma kill. Ma che rubare? Ma tu non vedi che cosa faccio io a schermo? Quindi, ragazzi, non vi risponderemo a queste perché dovrete andare a vedere l'intervista doppia che abbiamo fatto. Ma un altro nemico? No, ma ragazzi, ma io... No, fa malissimo questo. No, ragazzi, c'è qualcosa che non va in sta partita. Dov'è? Eccolo. Ma che è? Ragazzi, ma io vi giuro, non capisco che nemici stiamo trovando. Dovete dirmi la cosa che vi piace di più e quella che vi piace di meno dell'altro. Ma caratterialmente o esteticamente? Facciamo entrambi. Una cosa bella estetica, una brutta estetica, una bella caratteriale e una brutta caratteriale. Luke, metti una scala e vieni. No, no, non ci credo. Non ci credo, volevo fare lo stupidino. Beh, risponderemo alla prossima partita e la vinciamo anche. Oh, un nemico. No, no, un'arma. Ce l'ho io da darti. Me la dai tu. Vieni. Cosa ridi? Scusa, posso continuare a fare delle domande? Perché ridi? Oh, un nemico. Ah, aiuto! Bro. Ma basta! Una cosa bella estetica di lei sono i suoi occhiettini bellissimi. Una cosa brutta estetica di lei è... Non lo so, ragazzi, non ha niente di brutto. I capelli se fossero ricci, ecco. Ma non sono ricci, quindi potrebbero cosa... esserlo. Dai, commentate se mi faccio i capelli ricci. No, no. Mi faccio i capelli ricci se commentate. Ecco, non commentate. Che nessuno commenti. Zero commenti questo video. Zero commenti. E caratterialmente mi piace che è una ragazza molto intelligente. E non mi piace che ogni volta che litighiamo lei scappa sempre e non torna mai. Devo essere sempre io a chiedere scusa. Ho capito, ma se ho ragione io, scusami. Non hai ragione tu. Una cosa estetica che mi piace sono i capelli. Poi una cosa che non mi piace è una felpa che non mi piace. C'è una felpa che non mi piace. Ma come? Una cosa del carattere che mi piace: sei molto determinato in quello che fai. Grazie. E una cosa che non mi piace è che sei impulsivo e non ascolti. Ah, ok. Avete mai rubato qualcosa? No. Sì. Il cuore di... Dai, ma perché devi anticiparmi? Hai rovinato tutto. Qual è la prima cosa che guardi in una ragazza? E Main, qual è la prima cosa che guardi in un ragazzo? La prima cosa che guardo, ragazzi, è assolutamente il viso. Lo sguardo. Davvero? Lo sguardo. Assolutamente lo sguardo. E se qualcuno è timido e non ti guarda? Che carina questa cosa. Ma davvero è carino se uno non ti guarda? E non vedo. Un attimo. Dove sei? non vedo. Ok. Vorreste sposarvi e avere dei figli? Una famiglia? Sì, assolutamente. Però non è specificato con chi, eh? In generale. In generale, quindi puoi rispondere anche Mari senza offendere. Non ci credo, volevo fare lo stupidino, ma mi ha ucciso. Comunque io sì, ma solo con lei. Non voglio avere figli e sposarmi con nessun'altra. Anche tu con me l'hai detto? Grazie. No. Come no? Non è da specificare quello. Mi piacerebbe in un futuro trovare una persona tanto importante da poterci fare una famiglia. Avete mai pensato all'altro prima di dormire? Io sinceramente ci penso tutti i giorni a lei prima di dormire. Buoni biscotti. Secondo me sì, tipo, chissà, magari mi disturberà anche domani. Ma come? Il mio pensiero fisso della mia vita sono i biscotti. Biscotti. Il cibo e i biscotti. Ma se io diventassi un biscotto, quindi penseresti a me prima di dormire? Sì.
Dai! Inizio già a mettermi a forma di palla. Ma è Majin Buu. Chiedi a Majin Buu. È vero. Oh, NMC. Ok, uno morto. Ma sono bot. Sono lontana. Ma cos'è? Ma erano due nemici e non si sparavano. Domanda a entrambi. Ok. Avete mai provato con un fan? No. Perché lei non risponde? Ho 93 anni. Ah, ok. La faccia adesso, bro. Te la senti? Vai. Pum. Vi amate? Cosa? Vi amate? Ma l'amore, che cos'è di preciso, bro? Non lo so, io ho questa domanda, bro. Ma che cosa significa? Provate un sentimento di amore? E che cos'è però? L'amore è quando la guardi e ti batte forte il cuore. Magari sorridi ma non ti accorgi che stai sorridendo. Allora sì. Ma l'amore è molto di più. Tanto di più. Ma non è solo che qualcuno ti piace? No, e non si prova così. Oh, che bella, ti amo. No. È così, eh? No. Ma è come? E non è una cosa che arriva dopo un attimo. Bello. Secondo me è molto di più. Ah, io credevo che solo perché era la mia crush allora eravamo innamorati. No. Amanti. No. Mi è un po' rattristato questa cosa. Anche a me. Dai, ma non è triste. Qual è stato il vostro appuntamento preferito? No. Raccontatemi. È sotto? Allora, tanto rispondo io. Sì. Bravissimo. Dai! Bravissimo. Quello dove abbiamo fatto i biscotti. È troppo bello, abbiamo fatto, io non ho mai fatto i biscotti, però tutto così bello, così professionale, poi erano così buoni. Il mio preferito è stato invece il primo appuntamento, quando ci siamo visti a Firenze. È stato bellissimo. Però questo lo direi fino ad ora, perché ragazzi ci sarà un terzo appuntamento. No, cosa? E per ora noi non possiamo fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito vediamo al prossimo video. Sì. Ragazzi, salutate. No. Bella, bella.